C'è regola e regola, solitudine e solitudine, nascondimento e nascondimento. Eravamo già partiti la settimana scorsa, quasi in quarta, con un ventesimo secolo che rimanda ai primi secoli della storia della Chiesa, con chi sceglie la solitudine, che è appunto molto diversa dalla solitudine che l'uomo di oggi spesso si trova addosso senza volere. L'Isola dei Miracoli, il monastero Mater Ecclesiae sul Lago d'Orta, fondata da Madre Canopi 45 anni fa, ecco, potremmo dire una vicenda che parte proprio da un profilo di pietre che sono immerse, anche se qui sembrerebbe terra, nel mare, quindi nell'elemento più cangiante che si vuole, più uguale e più mutevole. E infatti, quando poi lo ritroviamo senza troppi trucchi fotografici, c'è minore suggestione, ma c'è sicuramente qualcosa che ci rimanda all'Italia più bella e più tipica. Come già avevamo visto, ma è bello comunque scorrere nuovamente queste pagine, il mensile Luoghi dell'Infinito sceglie questo modo appunto contemporaneo di vivere il nascondimento e la solitudine anche per gli altri in una maniera che è molto per noi familiare, perché chi non ha comunque un'idea o non ha direttamente visitato, laddove si può naturalmente, un luogo come un monastero, e vediamo la preghiera ed il lavoro, vediamo appunto la solitudine, ma soprattutto il sorriso e le scoperte che ciascuno potrà fare avvicinandosi a questa realtà. Siamo all'isola San Giulio, nel Lago d'Orta, e se Madre Anna Maria Canopi ha già qualche mese fa trovato l'altra parte della scommessa, quella che soltanto dopo la morte vedremo appunto se corrispondeva poi a quello che la fede e il Vangelo hanno promesso, c'è qualcuno che ritrova, andando molto molto più indietro, una regola. Tra Oriente e Occidente, eremiti e cenobiti, un percorso alle origini del monachesimo. Un testo molto profondo di Lisa Cremaschi. La regola dei padri è la carità. E qui davvero le immagini, poiché sono copiosissime le tracce nella grande arte di tutto quello che è avvenuto grazie a queste scelte, e le immagini sono tantissime, sono ricchissime, ci fanno venire voglia quasi di dimenticare quella copertina che invece vi avevamo mostrato e torniamo a mostrarvi, che naturalmente è di una semplicità impressionante. Qui la bellezza e l'arte naturalmente ci sono contenute nella capacità compositiva e nell'uso della luce. La fotografia del resto è un'arte ormai a tutto tondo, è un'arte anche consolidata, visto che comunque sta attraversando già tre secoli. E, dal punto di vista del contenuto, però, questo articolo è forse anche più importante. Scrive San Giovanni Crisostomo nel suo trattato contro gli oppositori della vita monastica: Gesù Cristo non usa né il nome laico né monaco. Questa distinzione è stata introdotta dagli uomini. Le scritture non la conoscono. È un errore mostruoso credere che il monaco debba condurre una vita più perfetta mentre gli altri possano fare a meno di preoccuparsene. Quelli che vivono nel mondo e i monaci devono arrivare a un'identica perfezione. Quindi, se con Crisostomo sappiamo di essere blindati, in parole meravigliose, perché San Giovanni era detto appunto quel San Giovanni Crisostomo
perché dalla sua bocca uscivano parole d'oro, questo significa dal greco l'appellativo, ci sono anche altri concetti fondamentali da tenere presenti, mentre vediamo una meravigliosa immagine di San Benedetto, forse il monaco per eccellenza. Gli studi recenti hanno evidenziato come il fenomeno monastico è apparso in diverse aree della cristianità in maniera autonoma e simultanea. E questo significa molto per la nostra storia, non solo europea, per la storia certo dell'Occidente e soprattutto dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. A proposito della storia di qualche tempo fa, ma anche di oggi, ritorniamo a San Francesco. Francesco, che cosa racconta? Spiega in cosa consiste la vera Letizia. E allora, per prima cosa, enumera tutte le cose che a lui starebbero più a cuore. E ogni volta dice: qui non è la vera Letizia. Però qui possiamo appunto cogliere il carattere di Francesco. Perché allora dice: viene un nunzio e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nell'ordine, cioè quindi grandi professori universitari sono entrati nell'ordine di Parigi, quindi non la piccola Assisi, Parigi. Scrivi, non è la vera Letizia. E poi addirittura i prelati ultramontani, gli arcivescovi, i vescovi, perfino il re di Francia e il re d'Inghilterra è entrato e si è fatto francescano. Scrivi, non è la vera Letizia. Quindi per prima cosa lui vede che gli piacerebbe molto il gran successo, il successo dei francescani, che attira, lui che ha sempre parlato agli umili e agli indifesi, attira anche i dotti e i potenti, addirittura appunto il re d'Inghilterra, il re di Francia, non è. Poi dice che i miei frati, succede che viene un nunzio e dice che i miei frati sono andati dagli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede. Ecco, vedete quanto anche questo stesse a cuore a Francesco, cioè convertire tutti gli infedeli, non qualcuno, tutti. E dice: scrivi, anche questo non è la vera Letizia. E poi succede che io ho tanta grazia presso Dio che addirittura sano gli infermi e faccio molti miracoli. Allora vedete qui che c'è veramente un brivido di tentazione di Francesco, che pensa di essere come Cristo, che fa miracoli, sana gli infermi e fa miracoli, quindi che si sente perché lo sa, perché glielo dicevano, che era già un santo da vivo, eh? E quindi lui questo lo sa e dice: però questa non è la vera Letizia. E allora qual è la vera Letizia? E quindi qui fa questo discorso paradossale e dice: torno da Perugia. È notte profonda ed ecco è inverno e io sono tutto fangoso e fa così freddo che ci sono dei, dice in latino, dei dondoli, cioè dei ghiaccioli che mi battono dalla tonaca contro le gambe e esce tutto il sangue. E io sono tutto ferito e così tutto infangato e pieno di freddo. Vado al mio convento, vado alla Porziuncola, che è il suo convento d'origine, e busso. E dopo aver molto molto bussato, viene un frate e dice: che fai? Chi sei? E dice: io rispondo, sono frate Francesco. E quello dice: vai, non è certo questa l'ora di venire, non entrerai. E io di nuovo ti dico: per favore, fammi entrare. E questo risponde: tu sei unus simplex et idiota. Ad modo non venis nobis, nossumus totet tales quod non indigemus te. Cioè tu sei un semplice e non un idiota, proprio uno che non sa di lettere. Dice: noi ormai siamo tanti e tali che non abbiamo più bisogno di te. Quindi il capo dei francescani che si sente respinto dai suoi frati, perché i frati ormai sono diventati dotti. Abitano in bei conventi, mentre Francesco voleva che non si avesse niente in muratura, che si avessero solo delle capanne e neanche il cibo per il giorno dopo. Cioè perché Francesco voleva condividere con gli umili non solo la difficoltà
materiale, ma anche psicologica, cioè di non avere niente. E allora io ancora ti dico, ti prego per amore di Dio, dice Francesco, accoglimi per questa notte. E quello risponde, no, non lo farò. E il frate gli dice, vai al luogo dei crociferi e lì chiedi. Ecco, dice Francesco, se io avrò tanta pazienza e non sarò agitato da questo rifiuto, ecco, questa è la vera virtù e la salute delle anime. E ancora vogliamo allora notare perché il frate gli dice vai dai crociferi. I crociferi erano quelli che si occupavano dei lebbrosi. Quindi a un certo punto il frate gli risponde di andare là dove lui aveva cominciato la sua vita, cioè curare i lebbrosi, e all'inizio sappiamo che i frati abitavano dai lebbrosi. Quindi Francesco ha quindi la percezione netta che nel corso della sua vita, travolto dal successo, il suo progetto è in larga parte naufragato, cioè i frati sono diventati colti, occupano le cattedre universitarie, non vogliono più evidentemente occuparsi dei lebbrosi. E però evidentemente lui è a questo punto invece sopporta, riesce a superare tutto questo e affidarsi a Dio. E allora questa è la vera Letizia. E questo è quello che succede anche alla fine della sua vita. E il grande miracolo delle stimmate, almeno nella prima biografia di Tommaso da Celano, viene vista in questo modo, cioè che Francesco è arrivato a una grandissima crisi religiosa. Dice Tommaso da Celano che ha avuto una tentazione di fede, talmente vedeva appunto i suoi frati ormai lontani dalle origini, e allora ha una grande tentazione e va su un monte, prega e alla fine decide di affidarsi a Dio, alla sua volontà. Adesso facciamo un bel salto, andiamo a un personaggio femminile che naturalmente nasconde anche una storia, una vita, un'identità che non possiamo conoscere a fondo, una donna molto celebre del nostro tempo, è un'attrice, Meryl Streep, c'è un gioco di parole nella copertina del Venerdì che è Queen Meryl, dal suo nome naturalmente. La più brava è tornata con un film che parla di soldi, truffe, finanza feroce e anche di giornali. Adoro chi svela le bugie, dice Mrs. Streep. Tenete conto che se sarebbe fin troppo facile, e non lo faremo perché ormai è facilissimo appunto trovarsi da sé tutti i riferimenti, i dati, i premi, le statuette relative a chiunque magari ci appassiona dal punto di vista artistico, bisogna tener presente che questa donna è stata sempre capace di difendere la sua privacy, la vita della sua famiglia, è stata sempre capace di dire ambisco a non mai interpretare ruoli in cui si possa fare del male a chi naturalmente poi vede quei ruoli, non nel senso che la persona interpretata debba essere per forza un santo o una donna piena di bontà, non è così, ma certamente è anche una donna che è stata capace appunto in maniera conscia di scegliere pellicole che potessero anche fare del bene. E raccontare chi ha saputo svelare le bugie e soprattutto combattere per la verità è sicuramente un modo di fare del bene. Questo è un titolo relativo a un film in questo periodo nelle sale, Panama Papers, presentato a Venezia. Sono anche affari miei. E Paola Zanuttini racconta come ha incontrato non solo la protagonista di questa pellicola, che lo vedremo tra un attimo, purtroppo dolorosamente parla dei nostri tempi e parla di tutti noi, infatti Meryl Streep è appunto una donna qualunque in qualche modo,
E Zanuttini parla della differenza tra queste grandi kermesse artistiche e poi quello che invece si racconta nelle singole storie. E quello che è interessante è che Meryl Streep, appunto, ribadisce che non tiene una vita lussuosa come potrebbe sembrare quando incontra la stampa in queste situazioni. L'attrice regala al personaggio una particolare empatia, lo stupore e l'indignazione delle persone per bene, colpite da mascalzonate per loro inconcepibili. Infatti, il film parla di tantissimi soldi sporchi e bisognosi di una ripulita. Streep interpreta Ellen Martin, un'anziana vedova, middle class, che è sobriamente e moderatamente mal vestita, purtroppo ha perso l'amato marito nel naufragio di un battello turistico e non ottiene alcun risarcimento per colpa di una truffa di assicurazioni. Tenete conto che non solo il quadro generale, infatti l'espressione Panama Papers certamente vi dice qualcosa, è tutto autentico, quindi il racconto è appunto di come si fa a far sparire soldi e anche con modalità appunto che ci sembrano inconcepibili, dove i governi non fanno la loro parte e quant'altro. Parla anche di questo dettaglio che è comunque un fatto di cronaca realmente accaduto, quindi dolorosissimo proprio perché a motivo di assicurazioni che erano state stipulate e poi non riconosciute, una ventina di persone non solo ebbe un grandissimo lutto nella propria vita, ma anche appunto la mancanza di vedere riconosciuta la giustizia e il risarcimento. Lo sceneggiatore Scott Burns e il premio Pulitzer Jake Bernstein, autore dell'inchiesta sui Panama Papers, Security World, che ha collaborato alla produzione del film, hanno avuto alcune conversazioni con gli avvocati, la cui linea di difesa è la seguente. Loro firmano contratti, non leggi, e hanno solo messo in piedi un business in grado di consentire ai clienti di approfittare delle leggi, che lasciano scorrere senza controllo un imponente flusso sotterraneo di denaro, per una semplicissima ragione: non c'è la volontà politica di controllarlo. Questo è, potremmo dire, un insegnamento fondamentale per capire il nostro tempo. Quando sentiamo politici che sembrano entusiasmarsi parlando di economia e mostrare come determinate appunto strutture economiche le diano per scontate, dobbiamo sapere che non stanno facendo il loro lavoro, perché questa è una vera truffa, potremmo usarlo in senso lato stavolta, ai danni di noi cittadini. Invece molto diverso è l'articolo che andiamo a vedere ora e che traiamo dal mensile Donne Chiesa Mondo, che esce con l'Osservatore Romano e che già in copertina mostra l'argomento del mese, il sinodo sull'Amazzonia, simboli di fortezza, i nuovi volti di una virtù necessaria in tempi difficili e di debolezza, e perché per una chiesa dal volto amazzonico serve la forza delle donne. Certo, l'aggettivo non è semplicissimo da comprendere, magari sarà diverso dopo il sinodo. Quello che è interessante già è questa profezia di un mondo nuovo raccontata da una teologa che si chiama Serena Noceti e che non solo fa un parallelo tra appunto l'attesa in Europa e l'attesa invece là in Amazzonia di questi risultati, ma ci spiega proprio che cosa avviene. Guardate quanto è simbolica anche questa meravigliosa fotografia di un albero imponente con una donna che quasi si lascia abbracciare. La maggior parte delle comunità cristiane lontane dal centro diocesano parrocchiale in Amazzonia sono animate da donne. Sono migliaia le donne catechiste e ministre straordinarie della comunione, coordinatrici di comunità, impegnate nella pastorale sociale della salute. Le celebrazioni domenicali in assenza di presbitero sono nella grande maggioranza dei casi guidate e curate da donne,
la parola di annuncio del Vangelo, la formazione delle nuove generazioni, la celebrazione della fede nella vita quotidiana passa attraverso parola e gesto femminili. Passare dunque da una pastorale di visita periodica e rara da parte dei vescovi e dei presbiteri a una pastorale di presenza, come si esprime l'instrumentum laboris, che riguarda appunto il sinodo sull'Amazzonia, e maturare una pastorale missionaria e profetica comporta il reale riconoscimento della leadership delle donne e un coraggioso dibattito sulle forme ministeriali necessarie e possibili nella fedeltà alla tradizione e nella apertura all'azione innovatrice dello Spirito. È tanto naturalmente quello che è sottinteso in questi concetti, del resto scrive una teologa, quindi non ci stupiamo della densità anche di quello che abbiamo appena sentito. Però adesso invece voglio ritornare, una sorta di puntata circolare, proprio a quelle immagini che sono testimonianza meravigliosa in questo bellissimo numero dei Luoghi dell'Infinito, che è un numero monografico dedicato al monachesimo, ma soprattutto appunto alle testimonianze in Italia di quello che è questa realtà partita, vi ricordo, 17 secoli fa. Andiamoci a vedere rapidamente alcune immagini che riguardano i grandi personaggi che hanno fatto la storia del monachesimo. Andando un po' a ritroso scopriamo anche questo affresco di Paolo Uccello, che è dell'umanesimo pieno, quindi se volete eravamo in un'epoca in cui magari non si capiva fino in fondo un certo tipo di scelta, invece già in questo quadro scopriamo tanti gruppi di persone con lo sguardo davvero ieratico. Nelle pagine seguenti, lo avevamo già visto prima, un San Benedetto che si trova al Museo di Santa Giulia a Brescia, e questo bastone che fa fiorire anche quello che c'è intorno e dentro l'uomo è altamente simbolico, così come un'aureola, uno sguardo e una barba che ci lasciano senza fiato per la loro bellezza. Andiamo avanti a un tipo molto diverso di iconografia, questo è San Basilio Magno. E è un particolare della Cappella Palatina, che è uno dei capolavori della città di Palermo, che sicuramente avrete visto o di persona, o comunque se avete passione per la grande arte mediterranea, perché Palermo è assolutamente imprescindibile. San Paconio invece lo troviamo con un gesto molto diverso, con dei colori vividi e molto molto lontani dall'idea che ci facciamo magari della vita del monaco come vita lontana appunto dalla brillantezza in qualche modo del colore. Del resto c'è anche un'iconografia opposta in questo senso, come San Bruno in meditazione, qui siamo secoli dopo, nel XVII secolo, e siamo al Museo Nazionale di Scultura. Siamo in atmosfera spagnola. San Romualdo, bellissimo, con questo saio, ma soprattutto con l'edificio, chiesa, tenuto in mano e con la mano sul cuore. Un dettaglio che ci permette di lasciarci con una serenità, una profondità di sguardo che davvero potremmo, qualora volessimo, comunque ereditare